Sentite? Si sente l'audio perfettamente? Grazie per essere venuti. Io sono Diana Letizia, direttrice di Kodami, Kodami è un magazine edito da Ciao People. E ci occupiamo strettamente della relazione tra animali umani e non. Ringrazio l'onorevole di avermi invitato, veramente è un onore, un prestigio. Del resto, da quando siamo nati, abbiamo cercato di trattare tutte le tematiche che riguardano il rapporto tra esseri umani ed animali, cercando di compiere quello che noi definiamo un viaggio nelle vite che abitano il mondo. Dal punto di vista soprattutto poi della sensibilità, quindi per fare divulgazione, conoscenza, e il tema che adesso oggi affrontiamo per noi è particolarmente rilevante lì dove abbiamo toccato con mano ancora una forte inconsapevolezza rispetto a quella che è la dignità di altri esseri viventi. Gli animali sono esseri senzienti, veniamo da un periodo della politica italiana molto importante, finalmente in Costituzione è stata inserita la tutela degli animali e la proposta di legge che adesso l'onorevole Devi ci spiegherà in modo tale che possiamo addentrarci subito nel motivo per cui siamo qui, è un elemento fondamentale perché la politica riesca davvero a prendersi la responsabilità di considerare che non siamo gli unici soggetti di diritto esistenti su questo pianeta. Onorevole, le chiedo subito, i tempi sono stretti, in modo tale che andiamo immediatamente nel focus del motivo e il motivo per cui poi questa proposta di legge appunto arriva in questo momento. Prego. Sì, buonasera a tutte e tutti. Anzitutto io ringrazio tutti i partecipanti, gli illustri relatori e anche la direttrice di Kodami per aver accettato insomma l'invito a moderare questa conferenza stampa. Abbiamo tempi limitati, però sicuramente avremo modo almeno di mettere alcuni punti fermi importanti relativamente sia al link in generale, sia relativamente alla proposta di legge che è un po' lo spunto di questa conferenza stampa. Io tra l'altro mi scuso per essere arrivato leggermente in ritardo, ma poi sono sempre quelle coincidenze storiche per cui proprio nel momento in cui doveva iniziare la conferenza stampa stavamo approvando l'ultimo emendamento, quindi chiuso il lavoro in commissione relativamente a un'altra mia proposta di legge, a mia prima firma, che è la proposta di legge antibullismo. Quindi l'abbiamo attesa per mesi, settimane, abbiamo fatto un grande lavoro e proprio nel momento in cui doveva iniziare questa conferenza stampa, però magari vuol dire che Speriamo sia un buon segno. sì, esatto, magari è un passaggio di consegne da una proposta Da una di legge linea a d'entrata. un'altra. Esatto. Chiaramente adesso arriverà poi in aula, è previsto forse il 7 di luglio, o comunque sia la settimana dopo la discussione generale in aula, e poi quindi direi che per il mese di luglio avremo l'approvazione in aula. E però su quello poi faremo tutto un lavoro, possiamo fare anche altri tipi di approfondimenti. Onorevole, iniziamo da Sì. questo numero, 468, un numero che identifica in realtà quella che è una parola chiave che lei ha appena anticipato, che è quella del link. Che cosa significa? Ce lo spiegherà meglio poi la presidente di link, appunto, Sorcinelli, però noi andiamo nel dettaglio, perché questa proposta è particolarmente rilevante ed importante, soprattutto perché non mira solo, accenno solo questa cosa, poi ovviamente le lascio la parola, che però per me è fondamentale, all'inasprimento delle pene, ma valuta con molta attenzione quella che è anche la riabilitazione e i percorsi rivolti quindi anche agli esseri umani. Sì, anzitutto questa proposta di legge è stata abbinata ad altre due proposte di legge, che sono l'Atto Camera 30, prima firma dell'onorevole Brambilla, e l'Atto Camera 842 dell'onorevole Rizzetto, quindi sono tre proposte di legge, okay, affini per temi, che proprio probabilmente già a partire da settimana prossima si fisserà un termine poi anche per le audizioni, quindi è già incardinata in Commissione Giustizia e da lì partirà tutto l'iter. Sullo specifico che cos'è il link, chiaramente lo lascio poi agli altri relatori, però solo due considerazioni. Allora, la prima, noi abbiamo dato anche oggi come titolo a questa conferenza stampa la prima proposta di legge link. C'è da dire che però proprio nella proposta di legge antibullismo già lì abbiamo il primo elemento link, che io ho trasfuso in questa proposta di legge, quella di cui oggi parliamo, la 468, all'interno di uno di questi articoli, che nello specifico è poi l'articolo 8 di questa proposta di legge. La proposta di legge Atto Camera 468, mia prima firma, era già stata depositata nella scorsa legislatura, ma io appena rieletto in questa legislatura ho deciso di ridepositarla e quindi adesso abbiamo davvero la possibilità di affrontare nel dettaglio. Allora, consta di 9 articoli, ma
ma proprio in maniera estremamente sintetica, altrimenti ruberei troppo tempo. Anzitutto va a prevedere delle aggravanti relativamente agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater. Riguardano il maltrattamento Esatto, degli sì, animali, ecco, adesso io l'ho certo. dato per scontato, comunque reato quindi di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti non autorizzati, eccetera. Quindi se questi reati sono commessi in presenza di un minorenne o in concorso con un minorenne. Come vedrete, infatti, in un po' tutti questi articoli si punta molto sul tema minori. Per quale motivazione? Proprio per quello che poi vi verrà spiegato, cioè la necessità di intervenire fin dalla tenerissima età a fronte di alcuni comportamenti di aggressione, di violenza, di maltrattamento o uccisione proprio agiti da minorenni. Se noi riuscissimo a intercettare e intervenire in maniera specifica su quei comportamenti in tempo, eviteremo in futuro tanta violenza sulle persone. Quindi questa correlazione, ecco quindi il link, correlazione, collegamento tra la violenza sugli animali, che però a oggi viene ancora tacciata come molto spesso una ragazzata, uno scherzo, sottovalutata purtroppo anche in ambito scolastico. Ci avremo poi Francesca, okay, da cui ho imparato tantissimo sul link e la ringrazio ancora, ecco, avrebbe una casistica infinita di tutto questo. Quindi aggravanti. Poi abbiamo previsto, ad esempio l'articolo 4, prevista che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per quei medesimi reati. Così come all'articolo 5 è previsto che la scelta di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno è valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Ad esempio il lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà. Ecco, nell'articolo 6 invece, su questo è una cosa che io, insomma, è anni che sento Francesca anche in occasione di corsi di formazione e lo rimarca molto spesso, il fatto che questo trattamento psicologico, di cui abbiamo parlato negli due articoli precedenti, non deve però prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del fatto penalmente rilevante e gli animali, salvo che questo faccia parte del percorso stesso. E allora quello è un altro discorso, ma lo lascio poi spiegare se ce n'è tempo a Francesca. Concludo con ultime due indicazioni. Ecco, nell'articolo 7 invece è precisato che possono essere applicate le misure di prevenzione personale a fronte proprio della commissione di questi reati, quindi ribadisco in particolare il 544 bis ter quater quinquies. Infine, ed è forse non è il meno importante, l'ultimo, anzi, forse è il presupposto per riuscire a elaborare tutto il resto, è la necessità che gli operatori dei vari settori, che siano nell'ambito della sicurezza, forze dell'ordine, che siano nell'ambito della magistratura, chiaramente avvocatura, che sia nell'ambito della scuola, quindi il personale scolastico ed educativo, possano fare una specifica formazione su che cos'è il link, in modo che nel momento in cui dovessero trovarsi di fronte a una situazione di questo tipo, sanno come chiaramente agire e quindi qual è la soluzione più adeguata, proprio per evitare che si provochi un'escalation da un atto in tenera età di una certa gravità fino ad arrivare in una serialità e anche da adulti ad azioni molto gravi sulle persone. Quindi tutto questo è sì la tutela nei confronti degli animali, ma alla fine fa parte di una forma di tutela nei confronti di tutti gli esseri viventi, perché partiamo da lì e arriviamo alla tutela nei confronti delle persone. Grazie. Grazie, onorevole, grazie a lei. È stato assolutamente chiaro, ricordiamolo oltretutto che noi siamo in un ordinamento giuridico che ancora vede gli animali come oggetti, gli animali sono res nel nostro codice civile e nel codice penale abbiamo ancora il titolo 9 bis del secondo libro dove
si parla di delitti contro il sentimento delle persone e quindi non di delitti nei confronti di altri esseri senzienti. Entriamo nello specifico, nel dettaglio, e Francesca Sorcinelli ci può aiutare in questo, presidente Link Italia. Francesca, la prima domanda, ovviamente poi ti lascio andare, è che cosa vuol dire Link? Spieghiamolo proprio in maniera chiara a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sì, buonasera, io ringrazio sentitamente per manifestare un interesse importante con la presenza qui in sala relativamente ad una proposta di legge che in questo momento storico costituisce una reale avanguardia nella prevenzione, trattamento e contrasto della devianza, dell'antisocialità e della criminalità attraverso un approccio che a livello internazionale è accreditato da una letteratura scientifica sconfinata nelle discipline di riferimento, ossia psicologia, psichiatria, criminologia, vittimologia, giurisprudenza e veterinaria, e a livello nazionale è accreditata dalla prima letteratura scientifica italiana sviluppata in zoantropologia della devianza. L'approccio a cui faccio riferimento, non a caso ben rappresentato qui dai professionisti relatori presenti, consiste in un filtro di interpretazione della realtà multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, assunto in questa proposta di legge come stato di necessità e come valore e come strumento da un valore assoluto per quanto riguarda la politica criminale. Un approccio zoantropologico che riconosce appieno il valore del link, del fenomeno link, intendendo con link la stretta correlazione esistente fra maltrattamento e o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante antisociale o criminale. Ogni altra, in quanto il maltrattamento e l'uccisione di animali sono già di per sé condotte devianti, antisociali, e per quanto riguarda le violenze ad oggi già riconosciute come illegali, sono condotte criminali. Condotte criminali portatrici di un altissimo profilo in termini di disvalore intrinseco e anche di disvalore sociale, il cui link, la cui correlazione oggi per la prima volta viene riconosciuta, viene contemplata in una proposta di legge. Evidenzio che il maltrattamento e l'uccisione di animali sono condotte che per propria natura intrinseca, ossia fisiologicamente, tendono a variare nel tempo e non si estinguono spontaneamente con la maturità. L'esito di tale variazione dipenderà dalla combinazione della condotta, e quindi della condotta violenta sull'animale, con la risposta ambientale. Se la risposta ambientale sarà competente, ossia in grado di interpretare nel giusto modo il maltrattamento e l'uccisione di animali, quali abominio morale di per sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena, soprattutto se commessa da minorenni, specifico indicatore di pericolosità sociale e parte integrante di altri crimini come stalking, atti persecutori, intimidazioni di stampo malavitoso, spaccio di droga, violenza domestica su donne, minori o categorie deboli, pedofilia, stupri, omicidio. Allora, se la risposta ambientale quindi sarà competente, la condotta e quindi la pulsione potrà essere contenuta nell'immediato e tramite un intervento, un trattamento tecnico, professionale, mirato, che potrà essere psicologico, educativo, psicoterapeutico, psichiatrico, giuridico, legislativo, dipenderà, oppure dalla combinazione anche, dipenderà ovviamente dalle valutazioni fatte sul singolo caso, allora la condotta potrà essere, ripeto, contenuta e variare, ma andando nella direzione che interessa a noi, per cui regressione della condotta, estinzione della condotta e reindirizzamento di quella pulsione verso qualcosa di positivo. Oppure nei casi più gravi, quindi casi che non rispondono al trattamento, contenimento a vita. Se invece la condotta si incontrerà con una risposta ambientale incompetente e quindi non in grado di interpretare nel giusto modo, per cui una risposta che normalizzerà, giustificherà, banalizzerà, ridicolizzerà, male interpreterà, quindi è una fase normale della crescita. Ma di cosa stiamo parlando? Sono solo animali. Ma l'abbiamo fatto tutti. Una ragazzata, è una ragazzata, la famosa ragazzata, allora quell'atto si combinerà con una risposta ambientale che lo rinforzerà e la variazione sarà l'escalation,
un'escalation ben definita scientificamente. Maltrattamento, uccisione di animali, escalation. Vandalismo, piromania, escalation. Aggressione psicologico-fisica alle persone, escalation. Furti caratterizzati dalla presenza di una vittima, borseggio, estorsione, rapina a mano armata, escalation massima, rapimento, violenza sessuale, assalto con particolare riguardo al fenomeno degli spree killer, omicidio con particolare riguardo al fenomeno dei serial killer. Ecco perché l'FBI si occupa moltissimo di questo tema e perché ha classificato il maltrattamento di animali come crimine contro la società, perché l'FBI si occupa dell'ultima fase dell'escalation di una prima condotta che in termini statisticamente rilevanti è il maltrattamento o l'uccisione di animali. Non esiste la neutralità: o le risposte ambientali costituiscono un fattore protettivo o costituiscono un fattore di rischio, diventando concausa e colludendo con l'escalation. In termini fenomenologici, oltre che statistici, negli Stati Uniti la cartina tornasole estrema del fenomeno Link è costituito dal fenomeno di serial killer, dei serial killer e degli spree killer, che hanno tutti un passato di violenze su animali alle spalle. In Italia la cartina tornasole estrema è un altro fenomeno ben più imponente, se non per gravità, sicuramente per dimensioni, ed è il fenomeno che nei rapporti di zoomafia della LAV viene definito zoocriminalità minorile, per cui si fa affezionare un animale, a un ragazzino appunto, ad un animale e lo si costringe a uccidere l'animale nel momento del massimo affetto o lo si costringe ad assistere all'uccisione degli animali. Del resto, non a caso anche si costringono i minori a partecipare a tutte le fasi del combattimento fra cani. Infatti la malavita organizzata, che non ha bisogno di convegni, conferenze, congressi, studi scientifici per capire l'ovvio, ma si basa sulla fenomenologia, ossia sui fatti come appaiono all'esperienza, ha ben compreso questo link e scientificamente lo utilizza per i propri scopi in quella che viene definita pedagogia nera, per addestrare i minori che dovranno diventare i bulli, gli stupratori, i rapitori, i rapinatori, gli assassini del domani. La malavita organizzata, avendo compreso questo link, attualmente è un passo avanti rispetto alla società civile, professionale, istituzionale, legislativa, giuridica, che ancora questo link non lo ha compreso e che quindi in questo senso non è neanche in grado di tradurlo in pratiche operative a contrasto della criminalità. Del resto, le consapevolezze sul fenomeno link in Italia non costituiscono attualmente un presupposto generalizzato, bensì un obiettivo a cui i presenti a questo tavolo stanno lavorando intensamente in un'ottica multidisciplinare e rispetto a cui la proposta di legge Dori rappresenta uno strumento importante per accorciare l'intollerabile divario fra la malavita organizzata e la società civile, e rispetto a cui questa proposta di legge rappresenta una risposta ambientale di altissima qualità in termini di competenza. Affermare l'esistenza della correlazione, quindi del link, fra crudeltà su animali e violenza interpersonale, affermare come la crudeltà su animali sia uno specifico indicatore di pericolosità sociale, non significa venire qui a prospettare l'intuizione illuminata di una particolare scuola di pensiero, poiché essa ha già ottenuto, oltre che i massimi riconoscimenti scientifici, anche i massimi riconoscimenti istituzionali dall'FBI, da Scotland Yard, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 1996 ha inserito la crudeltà fisica sui animali fra i criteri del disturbo della condotta nell'ICD-10, e ancor prima dall'Associazione Psichiatrica Americana, che nel 1987 ha inserito la crudeltà fisica sui animali fra i criteri del disturbo della condotta. Disturbo della condotta che costituisce l'anticamera del disturbo antisociale di personalità e che, diagnosticato in età minorile, costituisce l'anticamera anche di una tendenza alla criminalità generalizzata. Ricordo che
Nel 2014, nel rapporto sullo stato globale della prevenzione della violenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Nazioni Unite, emerge come i comportamenti antisociali causino più di 1,3 milioni di decessi ogni anno e un numero ancora superiore di feriti. Per cui prevenire, trattare e contrastare la violenza interpersonale nelle proprie declinazioni costituisce letteralmente una questione di vita o di morte. In questa cornice, il contrasto e il trattamento delle condotte in danno ad animali come atto dovuto di per sé è ciò che può fare la differenza fra la vita e la morte umana, e trattare la violenza interpersonale nelle proprie correlazioni è ciò che può fare la differenza tra la vita e la morte animale. Grazie. Grazie mille. Grazie. Mi riallaccio subito alle ultime due osservazioni, prendendo proprio spunto da quello che ha detto Francesca Sorcinelli. Era ora che arrivasse anche all'interno di quest'aula, quindi lei giustamente ci ha portato nel mondo, no? Sulla sensibilità da altri paesi dove questo fenomeno è stato considerato, e quindi a maggior ragione credo che siamo tutti contenti e speranzosi che questa proposta di legge si trasformi effettivamente in una legge nel nostro paese. E poi l'altro aspetto, che è quello proprio della psichiatria, quindi poi del profilo umano di questa correlazione. Noi ovviamente siamo animali tra animali, quindi consideriamo fondamentale la cura, l'interesse, la tutela di tutti gli esseri viventi. E quindi vorrei chiedere a Federico Boaron, psichiatra appunto, se ci aiuta ad entrare in questo aspetto. Certamente. Allora, che il fenomeno link, quindi che ci fosse una correlazione fra la crudeltà verso gli animali e i comportamenti violenti, i comportamenti antisociali in generale e più specificamente i comportamenti violenti, è un aspetto che aneddoticamente si sa da qualcosa come 2500 anni. In testi antichi troviamo frasi che riportano al parallelismo tra come gli esseri umani trattano gli animali e come si trattano tra loro. Però dobbiamo arrivare al 1963 perché uno psichiatra vada a studiare questa correlazione per la prima volta. Un collega che si chiamava McDonald nota che tra le persone che si sono macchiate di crimini efferati, soprattutto crimini di omicidio e crimini sessuali particolarmente violenti, nella loro infanzia, nella loro adolescenza, ritrovava spesso tre fattori. La cosiddetta triade di McDonald, che è la tendenza a sviluppare incendi dolosi, la tendenza ad acquisire il controllo degli sfinteri tardivamente nel corso dello sviluppo e la tendenza ad avere comportamenti abusanti, sadici, nei confronti degli animali. All'inizio sembrava una sorta di stigmate antropologica alla triade di McDonald, non si capiva bene, perché in realtà questi tre fattori hanno un elemento comune, non vanno insieme per caso, che è il trauma. Cosa intendiamo? Intendiamo che la violenza ha una trasmissione interpersonale, ha una trasmissione transgenerazionale e transspecie. Allora, quando avremo un ragazzino, un bambino abusato, violentato, maltrattato o semplicemente isolato da una famiglia inadeguata, è possibile che sviluppi degli elementi psicotraumatici che si esprimono, tra i vari modi possibili, con quelli che ha identificato McDonald. Ovvio, ci sono tantissime altre caratteristiche che possono afferire al mondo del trauma e non tutte le persone traumatizzate assolutamente sviluppano comportamenti dissociali o violenti verso gli animali. Però perché questo è importante? Abbiamo un elemento, la crudeltà verso gli animali, che ci parla di vittime e di carnefici contemporaneamente. È una spia di un fenomeno molto diffuso, molto poco visibile, è la punta di un iceberg che ci invita a guardare che cosa c'è sotto. Perché quando noi troviamo una persona che abusa degli animali, ancora di più se è all'interno di un'escalation, e purtroppo abbiamo avuto dei casi di cronaca drammatici, anche qui in Lazio, recentemente, particolarmente dolorosi. E credetemi, se dico particolarmente dolorosi, gestisco la psichiatria del carcere, un po' di esperienza ce l'ho. Qual è l'interrogativo che ci facciamo?
quando incontriamo un caso Link, quando incontriamo un maltrattamento, soprattutto di un giovanissimo, in un bambino, in un adolescente, andiamo a chiederci che cosa c'è sotto. Perché è possibile che quel ragazzino stia prendendo una strada deviante, una strada antisociale, al limite anche una strada psicopatica, che è la forma più grave dell'antisocialità, ma può anche essere che quel bambino sia una vittima. E forse le due cose non si escludono, può essere tutte e due. E quindi intervenire riconoscendo la funzione di questa punta dell'iceberg, di questa spia, di questo indicatore che ci dice vai a vedere sotto che cosa c'è, è fondamentale ed è per questo che dobbiamo fare rete ed è per questo che siamo qui in maniera interdisciplinare, transdisciplinare, insieme alle forze dell'ordine, alla politica, alla zoantropologia e alla veterinaria forense, e il mondo psi rappresentato da chi parla, in modo che chiunque di noi, qualunque elemento della società rilevi questo indicatore, possa in qualche modo diffondere la cultura, diffondere l'informazione in modo che si possiamo andare a vedere c'è qualcosa sotto questa punta dell'iceberg, c'è qualcosa che possiamo fare per salvare una persona, una famiglia, una società. Penso che frequentemente ci risponderemo di sì. Grazie dottor Boron, grazie mille. E, rispondendo proprio a queste domande, proviamo a capire chi lavora sul campo e quindi si trova poi in situazioni relativamente proprio alle forze dell'ordine, insomma, come giustamente il dottor Boron diceva, qui è la possibilità che abbiamo oggi insieme è quella di poter sentire i vari aspetti e le varie professionalità, che è una cosa molto importante. Quindi lascio la parola a Rossano Tozzi, brigadiere capo qualifica speciale del raggruppamento carabinieri del CITES, reparto operativo, sezione operativa antibracconaggio e reati a danno degli animali. Buonasera a tutti. Mi ricollego alle parole del professor Boron, perché oggi gli animali fanno parte della vita di tutti. Dal punto di vista operativo e investigativo, guardare proprio l'oggetto, soggetto animale, è importante, perché vedere cosa viene ad essere perpetrato nei confronti degli animali di casa è, per chi opera nel settore, un vero e proprio campanello d'allarme. Ha riferito del minore che abusa di animali. È il bambino che è maltrattato o è un bambino deviato? Spesso e volentieri le attività svolte hanno portato ad intervenire per maltrattamento di animali e poi scoprire che i reati contro la persona erano cogenti. Abbiamo portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria casi in cui il maltrattatore dell'animale era l'abusatore della donna e dei minori in casa. Quindi siamo stati chiamati ad intervenire su animali, cosa che, ahimè, è ancora considerato un reato di serie B anche purtroppo nei tribunali. E l'interdisciplinarità a cui facevamo riferimento è importante per questo, perché costruire una rete significa sensibilizzare le varie culture che passano per la scuola, passano per le forze di polizia, passano per i tribunali, perché il reo va comunque condannato alle proprie responsabilità. È difficile per chi opera e è difficile soprattutto per chi subisce determinati comportamenti, sia per l'animale ma soprattutto per la persona, perché io parlo di sicurezza pubblica, parlo di tutto ciò che è veicolato dalle crudeltà che si compiono sugli animali, passano poi alle persone, nell'escalation che è stato finora in maniera sublime rappresentata. E faccio semplicemente un accenno a ciò che la legge oggi prevede. E sostanzialmente si parla di animali, animali che sono delle cose, animali per cui non viene riconosciuto loro una entità. E ciò che di buono oggi possiamo vedere, facendo un parallelismo azzardato ma fino a un certo punto, parlo della pedopornografia, cioè della pornografia minorile, parlo della presenza sul codice penale di un articolo importante, il 600, che punisce questo tipo di spregevole reato, e non esiste per esempio la zoopornografia. Dal punto di vista operativo
vi posso assicurare che facendo delle attività di perquisizione e di sequestro, all'interno dei computer troviamo di tutto. Il materiale pedopornografico è perseguibile, quello zoopornografico no. Un altro accenno, rapidamente, non voglio togliere tempo agli altri relatori, però lo zoosadismo è un disturbo psicologico, no? E sostanzialmente si prova del piacere nel vedere uccidere degli animali. Il web crime, cioè tutto ciò che viaggia nel dark web, è ricco di materiale zoopornografico che viene scaricato a pagamento, quindi c'è sempre il lucro da parte di chi pubblica, con una sanzione che è zero, perché non è previsto per legge. Quindi ci auspichiamo tutti, proprio in questa multidisciplinarità, che questa importante proposta di legge possa dare a chi opera nel settore uno strumento, perché le sensibilità nei confronti degli animali si sono comunque affinate negli ultimi anni. Chi opera utilizza gli strumenti che vengono messi a disposizione e con la speranza che tutta la catena virtuosa per la vita sociale e civile possa beneficiare appunto di proposte di legge come questa e un accrescimento appunto delle coscienze e anche della cultura in questi settori che sono veramente ancora vergini. Grazie. Grazie mille a lei, grazie. Ha sollevato anche dei temi che appunto metto in carico anche alla mia categoria, insomma ci sono alcune informazioni che sono difficili da far passare, si va a toccare moltissimo la sensibilità delle persone, però ci sono cose che dove anche la legge non le vede, molto spesso anche il giornalismo non le vede e quindi secondo me è fondamentale con grande sensibilità, con grande cura, con grande attenzione, ma divulgare anche delle informazioni che possano semplicemente creare cultura, quindi la ringrazio molto del suo intervento. Orlando Pacello, arriviamo da lei perché ci può aiutare, patologo forense, ordinario di anatomia patologica veterinaria alla Federico II di Napoli. Le chiedo subito di spiegarci che cos'è la veterinaria forense, cioè materia nuova, innovativa, ma che si lega moltissimo poi a quello che diceva anche il brigadiere. Sì, intanto diciamo grazie per questa opportunità e soprattutto per poter testimoniare la condivisione del mondo della medicina veterinaria forense a questa proposta di legge ci trova tutti entusiasti nel vedere il lavoro che è stato fatto, l'attenzione che è stata posta al fenomeno. Di fatto la medicina veterinaria forense è lo strumento operativo che viene messo in campo proprio per contestualizzare e dare forza a quello che può essere l'elemento di prova che poi va nelle aule di tribunali. Il lavoro del medico veterinario è un po' il primo approccio al problema che stiamo discutendo questa sera e il medico veterinario è quello che si interfaccia per primo con le varie tipologie di violenze a danno degli animali e oggi con questa visione deve avere proprio la capacità di interpretare intanto la violenza o la morte provocata da atti criminali, ma riuscire a vedere anche oltre, cioè riuscire a individuare quello che può essere il campanello d'allarme rispetto a violenze che si possono estrinsecare sia in ambito familiare ma non solo fondamentalmente. Quindi deve cambiare un po' l'approccio del medico veterinario che fa la diagnosi di una situazione patologica, riuscire a interpretare anche la storia di chi accompagna l'animale con delle ferite, cioè riuscire a capire se quello che sta raccontando l'anamnesi è reale rispetto a quello che sta osservando o magari viene nascosto qualche cosa di più complicato che poi può essere effettivamente il campanello d'allarme e prevenire ulteriori violenze nell'ambito domestico. Le tipologie di maltrattamenti che osserviamo oggi sono infinite e la mente umana a volte ci stupisce di quanto può esercitare violenza a carico dei nostri animali. Noi
diciamo, guardiamo delle situazioni veramente forti, no? Da un punto di vista emotivo, politraumatizzati, traumi che vengono perpetuati con corpi contundenti o corpi taglienti, oppure osserviamo animali che vengono anche sparati per gioco, no? In contesti come può essere un quartiere, una città, un paese, gli avvelenamenti che sono diventati un problema che interessa tutte le specie animali e guardo anche con attenzione al fatto che oggi, diciamo, si vuole punire non solo l'avvelenamento doloso ma anche l'avvelenamento colposo, cioè lasciare un veleno in giro a disposizione della natura, no? E quindi è una cosa che è inaccettabile. A quel veleno possono accedere sia gli animali, ma possono accedere allo stesso modo altre specie di animali, come per esempio gli uomini. Immaginate in bambini che inconsciamente possono accedere a quelle esche, e quindi con le conseguenze che possiamo tutti ben immaginare. Ma vogliamo declinare, tra l'altro, quello che stiamo dicendo adesso in un approccio, diciamo, molto attenzionato anche da questo governo, che è l'approccio One Health. Nell'approccio One Health fino ad oggi abbiamo parlato di antibiotico resistenza, di controllo delle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, abbiamo parlato di sicurezza alimentare. Noi oggi vogliamo introdurre un altro tassello alla One Health, che è quello del maltrattamento, cioè il maltrattamento degli animali come indicatore di pericolosità sociale. Cioè la responsabilità del medico veterinario aumenta in questo contesto, aumenta, ci dobbiamo prendere cura, occupare di quel danno causato agli animali, ma dobbiamo essere in grado di interpretarlo rispetto ad un evento violento, denunciarlo, e questo ce lo impone la norma, ma a quel punto attivare quel percorso che abbiamo testimoniato oggi per mettere in rete le competenze specifiche e attivare il campanello di allarme. Questo è il nuovo paradigma che vogliamo condividere con voi. Noi medici veterinari forensi ci siamo, abbiamo attivato già da un po' di tempo un percorso formativo ed informativo nella nostra professione, cioè ci dobbiamo esercitare ad affinare gli strumenti idonei per riconoscere queste tipologie di reato, a sostanziare con pubblicazioni scientifiche quelle che sono le evidenze, perché voi sapete bene che in un'aula di tribunale definire, diciamo, un elemento di prova deve essere sostanziato da un'evidenza scientifica, e questo lo facciamo alla Federico II di Napoli nell'ambito delle scienze forensi veterinarie, ma c'è una sensibilità forte in tutta la nazione, ma anche oltre. Pensate, in Europa abbiamo costituito addirittura un gruppo di patologi forensi che investono tempo, energie, competenze e professionalità su questo argomento. Quindi grazie ancora per questa opportunità, e saremo a sostenere, diciamo, per quello che possiamo, questa proposta con tutte le nostre forze. Grazie. Grazie professore, grazie a lei. Ed ecco, chiudere questo nostro incontro proprio chiedendo a Diana Russo, magistrata, che cosa succede o che cosa purtroppo non succede nelle aule di giustizia. Lei ci può aiutare, proprio, è stato un fil rouge, no? Arriviamo proprio a lei in conclusione per capire poi nella pratica qualcosa succede oppure no e che cosa c'è ancora da fare. Buonasera a tutti, grazie per avermi riservato un piccolo spazio tra di voi per offrirvi il mio contributo. Il filosofo tedesco Immanuel Kant diceva che si può giudicare il cuore di un uomo dal modo in cui tratta gli animali. Come vi è stato spiegato meglio di me da chi mi ha preceduta, il fenomeno della correlazione tra violenza a danno di animali e violenza a danno di persone è indice in primo luogo di un disagio dell'autore di queste violenze. Sotto altro profilo è indice di pericolosità sociale, cioè il rischio di reiterazione del reato della stessa specie, quindi dello stesso tipo di reato, quindi in danno di animali, ma anche di altri reati in danno di persone. Il terzo scenario, per il quale vengo a portarvi il mio contributo, è
si verifica quando l'abuso a danno di animale compone una fattispecie diversa, più ampia, in danno di persone, ed è quanto accade in particolare nell'ambito dei reati intrafamiliari o nell'ambito di relazioni sentimentali in genere. Quindi mi riferisco in particolare ai delitti di maltrattamento in famiglia e di atti persecutori, di cui ho avuto una decennale esperienza in 3 diversi uffici, Palermo, Napoli Nord e Velletri. In particolare a Velletri ho per la prima volta contestato recentemente, un paio di anni fa, la tentata uccisione di un cane come condotta persecutoria, quindi per contestare l'articolo 612 bis. Questa fattispecie è stata introdotta nel 2009, è stata poi rimaneggiata più volte negli anni a venire da diverse riforme, tutte finalizzate a intensificare gli strumenti di contrasto alla violenza di genere. E la ratio dell'articolo 612 bis è la tutela della libertà morale, suscettibile di essere compromessa dallo stato d'ansia. Lo stato d'ansia è uno dei 3 eventi tipici del delitto di atti persecutori, e questo grave e perdurante stato d'ansia, dice la norma, può essere generato non solo e non tanto da condotte persecutorie in danno della vittima, diciamo, principale diretta del reato, ma anche da condotte nocive, maltrattanti, menomanti in danno di altri soggetti o di affetti in generale. E tra questi affetti in generale ben può essere ricompreso l'animale cui la persona è legata. Nel caso di specie si trattava di una relazione sentimentale interrotta per volontà di una dei due partner, che si era allontanato lasciando l'abitazione. Nell'abitazione familiare era rimasto l'altro partner con i cani, diversi cani, una decina di cani Jack Russell, che da anni convivevano con la coppia. Ebbene, a seguito della fine della relazione sentimentale, l'autore del reato inizia condotte persecutorie in danno del partner che lo ha lasciato e che ha lasciato quindi anche l'abitazione, inizia a minacciarlo, a molestarlo, a telefonarlo, a distruggere parte delle cose che erano rimaste nell'abitazione, inviandogli poi le foto di cose a cui lui chiaramente era legato, fino ad arrivare a immergere la cagnolina preferita del compagno in un catino d'acqua, a filmare questo gesto, invitandolo proprio a guardare come muore la cagnolina. Quindi fortunatamente parliamo di una tentata uccisione, la cagnolina fortunatamente sopravvive, ma per la prima volta ho avuto modo di contestare questo comportamento non solo come tentata uccisione in danno della cagnolina, ma anche come condotta persecutoria in danno dell'altro partner. L'autore di questo reato non esita a compiere un gesto così grave nei confronti del cane con il quale ha convissuto per anni, l'idea al solo fine di ledere emotivamente il partner, quindi di perseguitarlo. L'idea che si possa fare del male a un animale a cui teoricamente si dovrebbe essere affezionati, con il quale si è costruita una relazione, solo per ledere un'altra persona, un animale che ricambia con un affetto incondizionato e illimitato, fa paura, suggerisce altro, e la proposta di legge mi sembra quindi perfettamente coerente, lineare, coerente anche con l'idea, appunto, che il maltrattamento in danno di animale sia indicativo di altro, di qualcosa di più ampio, e coerente con la riconsiderazione che gli animali hanno finalmente ricevuto per effetto della legge costituzionale 1 del 2. Grazie, dottoressa Russo, grazie. Io farebbe piacere sapere se c'è qualcuno magari che ha qualche domanda, qualche riflessione da fare, approfittando appunto di un parterre così importante. Allora, gradirei sapere se c'è un riferimento specifico, con parola specifica, alla zoerastia, che è creato, consentitemi la parola, un po' a parte. Rientra in quello che è anche la pedofilia e lo stupro, in cui c'è un senso di possesso e forse una convinzione che la vittima stia addirittura godendo. E quindi non solo il reato di zoopornografia, ma anche quello che viene attuato sempre all'interno delle magari mura domestiche, e quando sappiamo che una quantità enorme, impressionante
specialmente di bambini, ma non solo di bambine, viene abusata da parenti molto stretti e provando una vergogna, per cui mantengono il segreto per anni e con le conseguenze. È una cosa un pochettino a parte. Grazie mille per il suo intervento. In qualche modo il brigadiere Capo Tozzi ci ha aperto una finestra, no, su altre tipologie di non reati in questo momento, sostanzialmente. Io credo che possiamo chiedere all'onorevole un interessamento anche in merito a queste questioni. Sì, allora, questa, come dicevo prima, questa proposta di legge è già abbinata ad altre due proposte di legge, ma oggi è stato poi richiesto anche l'abbinamento di ulteriori due proposte di legge che ampliano ulteriormente. Questo significa che sarà un lavoro complesso, articolato, probabilmente anche abbastanza lungo, e quindi in quella fase sicuramente si potrà apportare delle integrazioni. E infatti le fasi sostanzialmente sono queste: probabilmente già settimana prossima verrà fissato un termine per indicare gli auditi, quindi io lo dico già, chi è presente oggi come relatore si senta già indicato nella mia lista di auditi. Esatto, quindi potete già adesso ormai purtroppo si svolgono quasi esclusivamente online, però comunque sì, è possibile partecipare anche in presenza alle audizioni, e poi successivamente la fase emendativa, quindi alla luce delle audizioni sarà possibile quindi apportare con emendamenti, integrazioni, modifiche e quant'altro. Ecco, questo proprio per rispondere, non so se ci sono altre domande, altrimenti io facevo una breve conclusione. Onorevole, le lascio allora la parola per chiudere questo nostro appuntamento, ringraziandola di nuovo dell'invito per Kodami e ringraziando soprattutto tutti i relatori per quello che stanno facendo. Quindi grazie a voi e grazie a tutti i presenti. In realtà sono io a ringraziare voi, a partire da Francesca Sorcinelli, che davvero attraverso il suo lavoro e la formazione che fa da tanti anni mi ha permesso, insomma, di approcciarmi a questo tema. Come ho già avuto modo di dire in altri contesti, io la prima volta che ho conosciuto Francesca era in occasione di un corso di formazione, quelli obbligatori, per la formazione obbligatoria per gli avvocati, e in quel giorno infatti quindi mi sono approcciato per la prima volta al link, e devo ammettere che in quella circostanza per un certo periodo io sono rimasto comunque, non dico scioccato, però non mai avrei pensato a un tale livello a cui può arrivare la mente umana, sinceramente. Quindi io quel giorno ho fatto fatica a seguirlo, quell'evento, gliel'ho già detto a Francesca, non è colpa sua, anzi lei era bravissima, ma sono dovuto uscire più e più volte dalla sala, non riuscivo a seguire. È stato poi un evento di un giorno davvero intero, diviso fra mattina e pomeriggio, ecco. Quindi sostanzialmente però questo mi ha permesso, nel momento in cui mi sono trovato qui in Parlamento, a ricordarmi, ok, anche quindi di quell'effetto un po' scioccante, mi ha permesso di farlo riemergere e di cominciare a lavorarci, quindi fin dalla scorsa legislatura. Quindi questo è importante, perché lanciare, mandare qua e là qualche seme, da qualche parte prima o poi questo seme può maturare, fiorire. Quindi ecco, la legge comunque noi sappiamo è uno strumento. La legge, questo lo dico anche per quanto riguarda quell'antibullismo, non può risolvere in sé da sola un problema sociale. Serve un percorso culturale, e lungo magari, però è uno strumento, un aiuto in più per tutti gli operatori, non solo del diritto, ma abbiamo visto oggi, ecco, la multidisciplinarietà, davvero, questo è un elemento importante. Il fondamento di questa proposta di legge è la scienza, quindi il fondamento scientifico, qui non stiamo facendo esatto, oppure sulla base di mere statistiche, basta, stiamo proprio parlando da un punto di vista scientifico, e questo è il valore, secondo me, di tutto il lavoro. Quindi a conclusione, insomma, di questa giornata, poi avremo sicuramente modo, insomma, di approfondire anche in altre occasioni. Quindi io davvero vi ringrazio, e da qui è un percorso che facciamo insieme. Grazie.